Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Aule di sdoppiamento e l'aiuto di insegnanti in pensione, così un liceo milanese tenta la riapertura completa per evitare la didattica a distanza. Insegnanti in pensione ed ex alunni per garantire a tutti gli studenti la didattica in presenza. Il liceo scientifico Bottoni di Milano ha scelto questa strada in vista della riapertura a settembre. Hanno detto una soluzione temporanea per poter partire con tutti i ragazzi a scuola. Questo proprio l'ha spiegato la dirigente scolastica Giovanna Mezzanotte, che ha stipulato una convenzione con l'associazione Non Uno di Meno. USA 2020, Trump chiude la convention e attacca Biden, scelta tra American Dream e socialismo, ha detto. Silenzio su Covid, crisi e proteste antirazziste. Termina dopo 4 giorni il tradizionale appuntamento in vista delle presidenziali, dove Donald Trump, che ha ufficialmente accettato la nomination, ha ripetutamente creato una realtà alternativa, ignorando pandemia e crisi economica. Non una parola sul caso Jacob Blake, che infiamma gli USA. Proteste fuori dalla Casa Bianca e Trump ha fallito, dicono oltre 180.000 i morti. Movimento 5 Stelle, scontro sulle restituzioni. Molti parlamentari non versano a casa, il casaleggio chiede le sanzioni. La tappa che può portare alla guerra a 5 Stelle è fissata per la prossima settimana, quando il Collegio dei Probiviri farà gli ultimi conti. Si tirerà una linea e poi partiranno i procedimenti disciplinari per i parlamentari che non avranno versato. Sospensioni e perfino espulsioni, salvo ravvedimenti dei ritardatari. Sanzioni fortemente volute da Davide Casaleggio. Giappone, il premier Shinzo Abe dice: mi dimetto per problemi di salute. Abe, che è diventato il premier più longevo del paese, è affetto da una rettocolite ulcerosa che lo aveva già costretto alle dimissioni nel 2005-2006. Questo mese si è recato in ospedale a Tokyo per 2 settimane consecutive per non precisati controlli medici. La campagna per un no sincero è un trappolone per destabilizzare il governo. Le ragioni di Bersani per il taglio dei parlamentari. Presidente di Articolo 1, con un post su Facebook, ha chiesto credibilità al percorso, riforma elettorale, ma soprattutto legge Fornaro in materia di base territoriale per l'elezione di Palazzo Madama e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica. Poi ha fatto una considerazione politica sul fronte dei contrari al taglio, che secondo lui mirano a far cadere l'esecutivo. Notizie da Napoli e dalla Campania. Covid a Napoli, al liceo Umberto, troppi studenti, ma niente doppi turni, meglio le lezioni da casa. La storia del paese è passata per il liceo Umberto I, Giorgio Napolitano, Giuseppe Patroni Griffi, Francesco Rosi, Raffaele La Capria, Antonio Ghirelli, Henry De Luca, Mario Martone sono solo alcuni di noti studenti. Da 5 anni alla guida del prestigioso liceo di Chiaia, al secondo posto della classifica Eduscopio, c'è Carlo Antonelli, che ora più che mai è pronto per la nuova sfida della riapertura dell'anno scolastica con l'emergenza Covid ancora in atto. Napoli, la chiesa di Sant'Antonio Abate va in rovina, arrivano gli ispettori del Ministero. L'appello lanciato 3 giorni fa dai fedeli di Sant'Antonio Abate e raccolto dal giornale Il Mattino sta producendo i primi effetti. Ieri a Napoli si sono presentate 2 persone del Ministero dei Beni Culturali che hanno chiesto al parroco Don Mario di aprire i cancelli della chiesa chiusi da 5 anni per vedere con i loro occhi lo stato di degrado e abbandono. Mi hanno promesso che faranno il possibile per recuperare fondi al Ministero e destinarli alla ristrutturazione della nostra Chiesa, ha detto Don Mario con un pizzico di emozione. Notizie dalla Puglia. Nuovi casi di Covid a Monopoli, Putignano e Giovinazzo. I nuovi contagi da coronavirus nel Barese, insomma le ultime conferme sono arrivate nella serata di ieri e permettono di fare luce sui 27 nuovi sui 27 nuovi positivi registrati in provincia nell'ultimo bollettino. A fornire dettagli sono stati i sindaci dei 3 comuni interessati, ovvero Putignano, Monopoli e Giovinazzo.
Sequestro appartamento usato come casa d'appuntamento in via Pasubio. Sequestrato un appartamento usato come bed and breakfast a luci rosse a Bari. Il blitz del nucleo di polizia giudiziaria e del corpo della polizia locale scattato due sere fa in via Pasubio dopo una serie di accertamenti, appostamenti, indagini e informazioni assunte dai frequentatori dell'abitazione. A dare appuntamento era una donna 31enne di nazionalità russa che riceveva coloro che rispondevano agli annunci fissati telefonicamente o online o anche direttamente se si trattava di clienti abituali. Notizie da Treviso e dal Veneto. No alle antenne 5G, un comitato diffida 7 sindaci della Marca. I comuni coinvolti sono Conegliano, Vittorio Veneto, Godega, Orsago, Cordignano, Cappella Maggiore e Collumberto. Chieste tutele contro il rischio elettrosmog. Le scuole paritarie trevigiane reggono l'urto, si riapre dal 3 settembre. Contessotto del FISM dice la crisi creata dal Covid non ha compromesso le iscrizioni. Molti istituti hanno mantenuto inalterate le rette, in alcuni c'è la lista d'attesa. Il virus torna a uccidere nelle RSA della Marca, Villa Tomasi 16 casi e una vittima. Nuovo focolaio a Spresiano e un decesso. È un ospite di 95 anni. L'USL ha detto che spesso il Covid arriva dall'esterno. Ho preso in giro i razzisti da tastiera, ora un giovane di Oderzo rischia la denuncia per istigazione all'odio. Posta la foto di un famoso rapper spacciandolo per ladro d'auto. Il gestore della pagina Facebook minaccia querela dopo il caos. Casaro infedele ruba forme di parmigiano e le rivende a un'azienda di Treviso. L'attività degli uomini dell'arma ha permesso il recupero anche di tre forme di parmigiano reggiano che il Casaro aveva ceduto ad un'azienda di Treviso. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. È morto Bernardino Ceccarelli, lutto nel mondo dello sport e dell'economia friulana, aveva 75 anni. Il mondo dello sport e dell'economia sono in lutto appunto per la morte nella notte di Bernardino Ceccarelli, aveva 75 anni ed era ricoverato da qualche giorno alla casa di cura città di Udine. Rifiuti a amianto e vernici, scoperta una mega discarica abusiva nell'ex comprensorio artigianale di via Grimani a Trieste, due imprese indagate. All'interno 4.000 metri cubi di materiale sufficienti a coprire un intero campo da calcio. Scoperta una discarica abusiva appunto nell'ex comprensorio artigianale di via Grimani a Trieste, le indagini del nucleo di polizia ambientale della polizia locale di Trieste, coordinato dal sostituto procuratore della Repubblica De Grassi, sono partiti a seguito di alcune segnalazioni. Investimento mortale sui binari tra La Disana e Porto Gruaro, incidente intorno alle 7, subito interrotta la circolazione ferroviaria in graduale ripresa dalle 9.30. Un investimento mortale lungo la Trieste-Venezia tra La Tisana e Porto Gruaro intorno alle 7. La circolazione dei treni è stata subito interrotta per consentire le operazioni di soccorso e le verifiche dell'autorità giudiziaria. Il traffico alle 9.30 è in graduale ripresa. Prende a sassate un lampione. È stato denunciato. Una guardia giurata ha allertato la Polizia di Stato di Trieste che ha pizzicato in flagrante un cittadino iracheno. Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per danneggiamento aggravato un cittadino iracheno. Il giovane è stato notato da una guardia giurata a lanciare dei sassi contro un palo dell'illuminazione all'esterno del centro commerciale Il Giulia, rompendone il vetro. Auto fuori strada ad Aquileia, conducente lì trasportato. È grave incidente appunto nella località Sanzili. Un uomo di 62 anni è rimasto incastrato. L'incidente nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 18, da Aquileia in località Sanzili, lungo l'ex provinciale 8, all'altezza dell'azienda agricola Sant'Egidio. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Palmanova, che sono intervenuti per i rilievi e la viabilità, il conducente di una vettura ha perso il controllo ed è uscito di strada, rimanendo incastrato nell'impatto. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.